Allora, sono qui con SolidWorks e dovrei aver finito il ciclo di lavorazione come c'è sul paravia, volume 3, e il ciclo di lavorazione di questo albero qua. Dunque, andiamo a vedere, dunque, l'operazione 10 è questa, dunque, posizione della barra. 10.1 sfacciatura, esecuzione del foro da 100 per rettifica e il foro, adesso vediamo, per rettifica ce l'ho qui, questo qua qui. E qui io, dunque la rappresentazione sarà così, qui io posso poi o croppare o fare la messa in tavola, in automatico avrò già l'immagine corretta. Poi l'operazione 020 dove, come si vede qua, avanzamento, bava e bloccaggio con auto centrante contropunta, tonitura cilindrica come da disegno, tutta questa tonitura cilindrica, esecuzione degli smussi e controllo dimensionale. Va bene. E dunque questa è l'operazione 20. Poi andiamo sull'operazione 30. Qua c'è il distacco. Ok, dopo devo controllare una cosa però, vabbè, devo controllare questo 172 se è giusto, se ho fatto giusto. Comunque esecuzione gola di scarico per la filettatura che è questa qui, questa, ok. Poi tonitura del diametro di filettatura che è questo, l'ho tornito, perché prima era a 32,3. Difatti, se io vado a vedere questo qui, se schiaccio qui, vediamo, perché non si vede bene, vabbè, facciamo così. Questo qua è 32,3, mentre questo qua l'ho portato a 32, dunque è giusto. Se io vado sull'operazione 20, questo qui è 32,3, dunque è giusto, di fatto 32,3 quello lì, anche questo è 17,3, mentre come era questo qui è 25 e questo qua l'avevo fatto 40. Ok, e dunque è giusto. L'unica cosa che devo vedere, mi sa che ho sbagliato questo. Perché qui per me è 170, invece dovrebbe essere 170, questo mi sa. Difatti qui ho sbagliato questo. Vabbè, devo metterlo a posto poi quello lì. Ok, dunque questa 20, questo 0,30 c'è il distacco che però qui, vediamo se ho fatto, non dovrebbe, forse qua, vediamo. No, rimane 170 perché ho tenuto, mi sono, in realtà doveva essere 171, non 172 per me, perché lì qua ha sbagliato, doveva essere 171, perché un millimetro l'avevo già tolto dall'altra parte. Vabbè, comunque c'è, devo metterlo a posto questo. Tubintura del diametro, ok, filettatura, si vede qui questo purtroppo non riesco a toglierlo, anche se lo tolgo dopo, quando salvo, faccio qualcos'altro, si ritorna, però la filettatura è solo in pratica da qui fino qui, ok. Troncatura, questo qui, la troncatura è questa, ok, taglio, vabbè, controllo dimensionale. Adesso andiamo a rimetterci qua. Ok, a questo punto c'è l'operazione 040 che giro il pezzo, ok, 040, giro il pezzo e vado a fare questo smusso, dunque sfacciatura, dimensione, ripresa del pezzo e montaggio, capovolto, sul 32,3, difatti questo qui è 32,3. Poi sfacciatura dimensione, la sfacciatura, ok, e questo qua dovrebbe essere, se è fatto giusto, da qui a qui 19,8 come c'è, come qua, 19,8, lo smusso è
questo qui è 23,3 e naturalmente questo deve, è 18 che diventa giusto perché è 1,15 per 45. A questo punto vabbè, 170 è giusto perché è rimasto giusto, ok, sicuramente. E questo 170 però devo metterlo a posto, devo vedere come fare a metterlo a posto poi nelle operazioni precedenti perché è più grande. Tornitura cilindrica del 20,3 che è questo, l'abbiamo già detto. Esecuzione da foro da 100 per rettifica, questo qui. Ok, controllo dimensionale. Ok, perfetto. E dunque l'ho posizionato qui e ho fatto tutta questa lavorazione qua. A questo punto operazione 50 è il come si può dire? La sede della linguetta, dunque 50 viene posizionato, posizionare e chiudere il pezzo della morsa viene posizionato qua e vado a creare poi la sede della linguetta. L'ho messo qui in modo da vedere meglio la sede della linguetta, se no dovevo sezionare, vabbè. Comunque non cambia tanto. Ok, esecuzione della cava della linguetta, poi ho il 60. Ok, ho 60, ho cambiato la posizione del, come si vede qui, no, ho reso il pezzo verticale, montare il pezzo sulla dentatrice, dunque è stato montato, ok, esecuzione della dentatura lasciando un sovramentello di 0,2 mm sul 21, dunque radialmente 0,1, controllo dimensionale, e qui di fatti ho lasciato 0,1 anche se avrei dovuto lasciarlo anche su questi fianchi, ma qui cioè dovevo fare un sì, riuscivo però dopo perché mi sono accorto dopo che dovevo fare poi e allora per la fretta, però vabbè, comunque si può fare tranquillamente, dovevo. Si può fare, la prossima volta lo faccio. A questo punto c'è il 70, ok, c'è il 70 che però non ho fatto nessuna nulla perché in pratica il 70 vado a trattamento termico, dunque non so di preciso come, che comunque di solito non si fa, non si lascia l'immagine e dunque niente, però la tengo perché comunque mi dà è comunque un'operazione. A questo punto ho l'operazione 80 e dunque ho posizionato qui, come si vede, montare il pezzo tra le punte con trascinatore frontale, rettificatura del 17, dunque questo qua è diventato 17, perfetto. Ok, e 17 e poi questo qui, anche questo è diventato 32. 32H8, controllo dimensionale. Poi c'è l'operazione 90. Ok, giriamo capovolgimento del pezzo. Siamo andati a portare questo da qui a qui 20, era 19,8, come si vede 20, e poi siamo andati a portarlo sul 20K6 con la rettifica 20K6. Ok, controllo dimensionale, poi l'ultima 10, montare il pezzo tra le punte con trascinatore frontale, ok, esecuzione e rettificatura del profilo scanalato e dunque di fatti adesso non esiste più quel 20,2 ma sono proprio andato, naturalmente in questo dovevo anche mettere come si vede qui dovevo. Perché comunque probabilmente anche lì, anche se 20 F9, sì, dovevo questo qua lavorare in rettifica anche questo. Vabbè, comunque alla fine alla fine il pezzo è così, ok, le lavorazioni tutto in 3D,
possiamo mantenerlo così. Ok, operazione 20, teniamo così. Ecco, devo il 175 che ho sbagliato. Poi questo qui con lo stacco, capovolgimento, lavorazione qua 50. Siamo andati a fare la sede della linguetta. Profilo scanalato, l'ho messo in verticale, profilo scanalato, trattamento termico, poi abbiamo fatto la rettifica di questo, poi capovolgimento, rettifica di questo e poi la rettifica dello scanalato. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.